Ciao a tutti ragazzi, io sono Dili, benvenuti o bentornati sull'altro fumetto e benvenuti in questo piccolo esperimento. Ovvero, ho comprato questo volume, Inio Asano Short Stories, volume unico, un volume in cui sono contenute 13, se non ricordo male, storie brevi di Asano, autore super mega noto. La domanda che mi sono posto prendendo questo autore è: ci si può innamorare o comunque si può apprezzare un grande autore anche da delle storie brevi, semplicemente da delle storie molto corte? Appunto, se qua dentro, essendo nonostante un bel volumone, ma sono 13 storie, quindi non so, non saranno molto molto lunghe. Il vero problema però di questo esperimento è che io avevo bisogno di qualcuno che non avesse mai letto nulla di Asano, perché sicuramente ha già letto qualcosa, comunque nel bene o nel male è già una piccola opinione di quest'autore. Io invece avevo bisogno di qualcuno che non avesse veramente mai letto nulla, che fosse scevro da qualsiasi opinione su quest'autore. Quindi dopo una lunga ricerca ho trovato qualcuno che non aveva mai letto nulla di Asano, ed ero io, perché non ho mai letto niente di Asano. Ho comprato questo volume anche per colmare questa mia lacuna, assolutamente, questa mia ignoranza nei confronti di quest'autore. E quindi vi propongo questo esperimento: io mi leggerò le storie una per una, dopo aver letto ogni storia riaccenderò l'action cam e vi parlerò della storia e delle mie impressioni. Io so più o meno cosa ha scritto Asano, però veramente non ho mai letto nulla di suo, quindi voglio capire se da queste piccole storie, in quante storie io possa eventualmente apprezzare o meno l'autore. Quindi non lo so, tentiamo questo esperimento. Io tolgo la sovracopertina, perché non so voi, ma io, se un fumetto la sovracopertina prima di leggerlo, lo tolgo, comincio la lettura e cominciamo l'esperimento. Il mostro Reca, o il mostro Brecia, non so come si pronunci, Mi ha colpito tanto, e se tutte le storie sono così capisco perché Asano sia così famoso effettivamente. Mi ha colpito perché c'è questa classe in cui c'è questa ragazza che ha un viso da mostro e parla molto di ipocrisia, di tolleranza, intolleranza, di accettazione forzata e non, perché ci sono molti suoi compagni che dopo una cosa che lei farà improvvisamente si accorgeranno di lei, perché in questa classe è comunque normale che questa abbia la faccia da mostro. È una cosa che non ci viene spiegata come mai è lì. Effettivamente è una storia breve, quindi non è che possono contestualizzare, non è che Asano può contestualizzare più di tanto. Però mi ha colpito il fatto di mettere questo elemento surreale in un contesto reale. Mi ha colpito anche perché non c'è la netta demarcazione tra bianco e nero, quindi non è che chi è tollerante è buono e chi è intollerante non lo è. C'è una ragazza che fa fatica ad avvicinarsi a quest'altra ragazza. C'è molta ipocrisia, perché tutti quanti dicono: oh, sei fantastica, sei bellissima, ma sembra molto ipocrita questa cosa. Quindi come prima storia mi ha colpito parecchio. Questa storia non mi ha colpito così tanto. Sto capendo che Asano è molto bravo a caratterizzare i personaggi, cioè veramente in due frasi riesce a caratterizzarti, a farti capire quel personaggio cosa pensa, chi è, qual è il suo modo di agire. Ammetto che sfogliando il volume prima di fare questo video ho visto che però questa storia ritorna. Non so bene perché, quindi aspetto un attimo a giudicarla e voglio vedere cosa succederà quando ritornerà questa storia. Ok, alla fine dell'anno vediamo un rapporto ambiguo tra una nipote e suo zio. Ribadisco il fatto che Asano è veramente bravo a creare, caratterizzare i personaggi con due frasi. Fenomenale, mi è piaciuto molto questa cosa. Per ora non è la storia che più mi ha colpito, sicuramente la prima per ora è quella che mi ha colpito di più. Anzi, spero ci siano più storie con elementi sovrannaturali messi in un contesto ordinario. Però carina e interessante. Appunto, è bello il fatto che con pochi elementi riesca a farti, a portare l'attenzione e il pensiero del lettore dove lui vuole. Ok, Lampada Antifalene parla di un dialogo tra un ragazzo e una ragazza in auto, bellissimi disegni, cioè non solo in auto principalmente all'inizio, bellissimi disegni, bellissimi giochi di luce che ora vi mostro, tipo questo qua, mi è piaciuto effettivamente un sacco, molto drammatica e intensa. E sì, è ovvio che effettivamente nelle storie brevi non ci si può concentrare troppo sulla trama, quindi l'unica cosa che rimane è la caratterizzazione dei personaggi, e a quanto pare Asano riesce veramente a farlo bene, perché nelle storie che ho letto per ora sono sempre stati ben caratterizzati. Questa qua mi è piaciuta comunque particolarmente per l'intensità, mi sono piaciute le inquadrature, spesso solo degli occhi, quindi queste inquadrature che danno più
più una specie di drammaticità maggiore al racconto. Appunto, interessante la storia, molto forte, bella, intensa e cruda, bella. Questa è veramente brevissima e fino all'ultima pagina, anche se sono tipo 4-5 pagine, non capivo dove volesse andare a parare. Bell'omaggio a un personaggio della cultura pop giapponese, dell'animazione giapponese, quindi mi ha fatto sorridere. Si riprende la storia di un uomo gentile con cosa pensa una donna dolce davanti a un uomo gentile, ed è la stessa identica storia, però in questa volta vediamo i pensieri di lei, della protagonista. Bella idea, mi è piaciuto molto, anche se in questa storia era comunque stata fatta per una campagna pubblicitaria di un whisky, una cosa del genere, però va bene, non per questo deve essere meno lodevole. Mi è piaciuto, inquietante verso la fine, non so se l'ho colto male io o era per ridere oppure non lo so, però se è così a me è sembrata molto inquietante. Mi è piaciuto moltissimo l'esperimento di fare la stessa identica storia ma facendo sentire i pensieri di lei, cambia totalmente tutto quello che accade. Bella. Questa storia parla di un rapporto tra un fratello e una sorella. La sorella è sposata, il fratello ha delle idee politiche abbastanza decise ed è in contrapposizione con la sorella, principalmente per le idee politiche del marito. Non la storia che per ora mi è piaciuta di più, sinceramente, principalmente per la tematica, però ribadisco il concetto di prima, appunto, che anche qui è ben caratterizzata, si capiscono bene i personaggi, ed è comunque delicato e interessante il rapporto tra i due. Ok, questa Tempest mi ha colpito molto, sono molto combattuto tra il mio odio nei confronti degli anziani e comunque un po' di tristezza per i protagonisti di questa storia. Vediamo un Giappone in cui gli anziani a una certa età vengono rinchiusi praticamente in delle cliniche e perdono i loro diritti umani, e se rivogliono i loro diritti umani o fanno un esame e lo superano oppure scelgono il suicidio assistito, quindi decidono di morire con delle agevolazioni per l'eredità per i nipoti e i figli, oppure perdono tutti i loro diritti e quindi tornano a essere liberi ma senza nessun tipo di diritto umano. Molto intensa, molto particolare, bella, molti ragionamenti sull'economia, sulla pensione, sull'essere anziani, a parte appunto la mia poca simpatia in generale per i confronti degli anziani, che ok, sto scherzando, va bene, non ce l'ho con gli anziani in generale, un po' sì, ma va bene, queste cose mie, però mi è piaciuta, questa mi è piaciuta un sacco e vi dirò, assieme alla prima storia, questa è quella che per ora mi ha colpito di più. Ma questa non so se non l'ho capita io o non mi ha detto un granché, anche perché arrivato a questo punto ho capito che caratterizza molto bene i personaggi Asano, assolutamente. Però in questa, oltre a caratterizzare i personaggi, non ci ho visto molto. Non ho capito bene io se non l'ho colta a pieno o cosa. Non ho capito anche se c'è una citazione a Buonanotte Pum Pum, perché appunto non l'ho letto, ci sono questi uccelli strani. E quindi forse non l'ho colta io questa storia. Ok, continuo il video il giorno dopo perché sono stato interrotto ieri, dovevo fare delle cose, tra l'altro stanno facendo dei lavori fuori, scusate il casino. Continuiamo con Girasoli. Ok, finalmente una storia che di base non mi ha detto un granché. Questo ragazzo che perde i genitori, alcune sue reazioni, un ragazzo molto particolare effettivamente, però diciamo che non, rispetto alle altre non mi ha detto un granché sinceramente. La terza parte di questo racconto mi è piaciuta, soprattutto conscio di cosa è successo nella seconda, quindi i pensieri del ragazzo, c'è anche una metafora con un animale, molto interessante appunto, soprattutto sapendo quanto è inquietante la ragazza, quindi questo esperimento a me è piaciuto molto. Questa è una storia di guerra, ci sono anche diverse scene abbastanza crude che mi hanno colpito, una storia particolare perché vediamo queste persone in questo mondo dove ci sono degli alberi giganti, delle foglie gigantesche, quindi non si capisce benissimo cosa siano, cosa voglia dire, cosa sia successo. Una storia appunto di guerra, qui più che la caratterizzazione dei personaggi che c'è comunque, intriga un po' la storia e cosa stia succedendo. Non l'ho ben capito alla fine, però comunque particolare, interessante.
Arrivati alla fine ci sono anche le spiegazioni dell'autore in cui spiega ogni storia. Sono felice in realtà di essermene accorto solo dopo, perché così non mi sono fatto influenzare. Le ho lette tutte quante, interessante. Di alcune storie effettivamente non avevo capito bene, altre sono degli approfondimenti carini. Io vi consiglio ogni volta che leggete una storia di andare a leggere l'approfondimento dopo, perché vi spiega alcuni passaggi. Quindi ci si può invaghire, si può apprezzare una storia anche da delle storie brevi. Secondo me nel caso di Asano sì, perché riesce a caratterizzare così bene i personaggi che anche se la vicenda è breve, ha poche pagine, quindi non c'è lo spazio per approfondire effettivamente la trama più di tanto, e appunto i personaggi appunto sono così tanto caratterizzati che si fa assolutamente apprezzare. Quindi a me è molto piaciuto questo volume, mi ha incuriosito Asano, ho apprezzato Asano, molto probabilmente mi recupererò qualcosa di suo. La cosa che mi è piaciuta di più è... probabilmente uno dei racconti che mi ha più colpito è il primo, proprio quindi il fatto che... ho messo la copertina al contrario, porca miseria. E il fatto che mettere un elemento appunto sovrannaturale assurdo in un contesto reale mi ha molto colpito e mi ricorda un po' la trama di The Demon, The Destruction, o come diavolo si pronunci. Quindi mi incuriosisce anche Buonanotte Pum Pum, mi sono andato a leggere le trame di un po' di sue opere quando ho finito questo volume, anche se qualcosa già un pochino sapevo. E mi piace questa cosa di lui, appunto, di mettere questi elementi assurdi in un contesto reale. Mi recupererò qualcosa di suo, in molti mi hanno già consigliato Solanin, mi hanno consigliato un sacco di sue opere, adesso valuterò un po' in base alle trame, magari qualcosa mi recupererò. Spero che questo piccolo esperimento vi sia piaciuto, mi raccomando, se avete voglia, mi farebbe un sacco piacere, iscrivetevi a questo canale, trovate in descrizione i link alle mie pagine social, Instagram e Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo esperimento. Ci vediamo alla prossima, insomma. Marcare così tanto la diversità, quindi quasi essere... non lo sto spiegando in merda.